Sì, partite come queste, secondo me il Martina in questo momento è una squadra che non sta raccogliendo i punti, però sotto il profilo del gioco vale più forse di Juve Stabia e di Benevento. Partita importante per il nostro cammino, è tutta la settimana che comunque ne parliamo, la stiamo studiando, ho avvertito i ragazzi, ma loro già lo sanno, siamo pronti. Che comunque il Martina in questo momento è una squadra da affrontare. Con la giusta concentrazione, ecco. Cioè, va bene l'entusiasmo, va bene comunque la partenza positiva, anche se a Benevento si poteva fare qualcosina in più, però questa è un'altra partita, un'altra storia, giochiamo di fronte al nostro pubblico, come abbiamo sempre detto, vogliamo comunque portare entusiasmo e lo dobbiamo fare soprattutto con i risultati e le prestazioni. Per cui vedremo come andrà la partita, sapendo che affrontiamo un avversario che sotto il profilo dei punti non sta raccogliendo tanto, però sotto il profilo del gioco è una squadra da affrontare in una certa maniera. Mister, in parte l'ha già detto, no? Insomma, paradossalmente queste sono forse le partite più difficili da preparare, no? È più facile preparare un Benevento Catanzaro Sì, diciamo di sì, forse è più facile per i calciatori perché affrontando squadre come la Juve Stabia e il Benevento che hanno una storia comunque. No, importante, gli stimoli sono diversi, però ti ripeto, cioè, secondo me il Martina in questo momento è una insieme alla Lupa Roma, una delle squadre che sta più in forma del campionato. Una squadra che gioca bene, giocatori tignosi, giocatori comunque che hanno grande intensità, sicuramente verranno qui a fare la loro partita, a portare a casa un risultato positivo. Secondo me sarà una bella guerra, perché sono due squadre che vogliono fare risultato, l'approccio alla gara sarà fondamentale, importante. Se noi ci aspettiamo un Martina arrendevole o una squadra che ci aspetta, sbagliamo di grosso. Noi sappiamo che comunque non è una partita facile. Cioè, io durante la settimana ho avvertito i ragazzi, siamo concentrati, stiamo lavorando bene sull'alta intensità. È una partita abbastanza difficile, massimo rispetto per il Martina, però noi siamo il Catanzaro, giochiamo in casa nostra e vogliamo fare i tre risultati. Anche se questo magari può portare a essere un po' più sbilanciati, però noi vogliamo la vittoria e la dobbiamo ottenere. Possiamo dire che insomma, lei volta per volta sta conoscendo sempre più i ragazzi, insomma, anche questo è un banco di prova per i ragazzi, no? Il livello di concentrazione che riescono ad assumere anche in una partita sulla carta, troppo grande, no? Sì, è un lavoro che comunque si fa durante la settimana, ripetendo sempre le stesse cose, come dice il mio ex mio collega Brini, ripeto sempre le stesse cose, dicendo che comunque sia ogni partita ha la sua storia, ogni settimana ha la sua storia, e bisogna affrontare gli avversari domenica dopo domenica. Cioè è inutile andare a guardare quello che abbiamo fatto nelle prime due giornate, quello non conta più niente, quello fa parte degli archivi. Noi dobbiamo crescere e si cresce soltanto cercando di migliorarsi e mettere in discussione sempre i ragazzi durante la settimana, farli correre e farli sentire partecipi a questo progetto. Mister, dov'è che c'è da migliorare rispetto a quanto visto di buono, sia con la Juve Stabia che con il Benevento? Cioè, comunque una crescita, contro il Martina, dove si aspetta magari dei miglioramenti? No, mi aspetto i miglioramenti da tutti i calciatori, sicuramente sotto porta mi aspetto dei miglioramenti perché comunque non sempre ci può andare bene come ci è andata bene a Benevento. Noi le palle che portiamo lì sotto porta comunque con un po' più di fortuna, un po' più di cattiveria, no? Possono essere dei gol, però quello fa parte di una situazione di gioco. Mi aspetto di vedere i miglioramenti sotto il profilo della verticalizzazione perché noi comunque attacchiamo con tantissimi giocatori e dobbiamo sfruttare le caratteristiche dei nostri calciatori. La squadra sta crescendo anche sotto il profilo del palleggio, del possesso palla. Abbiamo analizzato anche la gara, se non sbaglio abbiamo avuto 400, abbiamo fatto 400 passaggi, di cui ne abbiamo sbagliato soltanto 5. Per cui è una squadra che gioca a calcio, che ha tanta qualità. È normale che stiamo aspettando i quattro giocatori che sono fuori, stiamo chiedendo dei sacrifici ad alcuni calciatori che stanno giocando sempre. Si può cambiare poco, ecco, in questo momento perché comunque numericamente siamo pochi, però quelli che stanno scendendo in campo stanno dando tutto, E prima diceva che probabilmente appunto si potrebbe vedere insomma, un Catanzaro un po' più offensivo, no? È immaginabile vedere un Catanzaro più offensivo visto che si gioca in casa, insomma questo potrebbe produrre anche qualche cambiamento rispetto a come ci ritrovate, vediamo vediamo. no? No, non mi sbilancio perché abbiamo un altro giorno di preparazione alla gara e loro hanno un altro giorno per mettermi in discussione. I ragazzi stanno tutti bene,
cercherò di far giocare tutti come sto facendo in queste partite dove comunque faccio sempre tre cambi. L'importante non è chi gioca da titolare, ma l'importante, come abbiamo visto in queste due partite, chi entra dalla panchina fa la differenza. È successo con Martignago in casa, è successo con Russotto che ha fatto la palla gol. Questo è lo spirito che deve avere il Catanzaro. Per cui non è importante chi gioca dall'inizio, lo so che bisogna stare più vicini a quelli che non giocano, però sono loro che poi possono avere la possibilità di cambiare la gara. Per cui voglio tutti concentrati, non ci sono titolari, già l'ho detto, è normale che l'allenatore mette 11 giocatori in campo e 11 giocano, più tre cambi. Per cui vediamo quello che succede, vediamo la loro risposta anche a vari cambiamenti. Stiamo sicuramente valutando alcune altri calciatori per far rifiatare altri, dipende da loro. Lei sta convivendo con una sorta di emergenza, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, insomma solo due uomini di ruolo, insomma questo fino a questo momento è andato benissimo, si spera che è andato benissimo, stiamo facendo bene, però stiamo lavorando anche su altri calciatori, stiamo lavorando su Squillaci a centrocampo, stiamo lavorando eccetera eccetera, stiamo lavorando, ecco, magari nel momento in cui ci sarà l'esigenza di cambiare ci faremo trovare pronti, ecco. Ci dice quali sono le condizioni di infortunati, appunto c'è qualcuno che potrebbe essere... Pacciardi rientra nel gruppo oggi, gli altri tre invece ancora fuori. Ma per quanto riguarda il Cice, insomma, così in più un po' banale, ad esempio, quali sono i tempi di recupero più o meno stimati? Ma io penso che Fofana dovrebbe ritornare settimana prossima e iniziare a lavorare col gruppo. Anche Camarà dovrebbe rientrare settimana prossima, no? Ancora è lungo il rientro. Un paio di settimane, diciamo. Sì, secondo me sì. Fofana e Camarà uguale. Mister, che impressione si è fatto di campionato dopo due giornate? È un po', cioè la mia, quello personale, cioè un po' confusa. No, non è confuso, secondo me è equilibrato, perché all'inizio del campionato tutti si lamentano, no? Tra virgolette. Poi alla fine vediamo che ci sono delle squadre che sono partite in sordina e che stanno facendo bene, come la Lupa Roma, come altre. È un campionato molto equilibrato dove sicuramente in questo momento non ci sono delle candidate vere e proprie per vincere il campionato. Il terreno sta dicendo altro. Sta dicendo che questo è un campionato dove bisogna correre, bisogna aver fame, campionato dove la differenza la fanno sì i singoli, ma soprattutto la squadra. Un girone dove si gioca a calcio e dove le squadre si giocano le partite a viso aperto. È molto diverso rispetto a quello dell'anno scorso. È, secondo me è un bel campionato, è stimolante come campionato. Ecco. Più competitivo anche? Molto, 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 molto. Sì, ma voglio dire, ma quello che sta sorprendendo, ma non sicuramente a noi che comunque vediamo le partite, sono le piccole squadre, no? Ti ripeto, come la Lupa Roma, lo stesso Barletta, lo stesso Martina, sono squadre che giocano a calcio, lo stesso Foggia è una squadra che gioca benissimo a calcio, sono squadre che giocano e cercano comunque di portare a casa sempre un risultato positivo. Normale che squadre come il Lecce, come il Catanzaro, come il Benevento, che hanno magari un qualcosa in più, no? In qualità, molto spesso questi giocatori riescono, no, a chiudere la gara. Vedi comunque la stessa Salernitana che perdeva 1-0, poi con un calcio di rigore e comunque con un giocatore importante come Mendicino è riuscita a vincere la gara, però ai punti il Martina meritava sicuramente di vincere. Senti, appunto, a proposito di Martina, insomma, più o meno non si conoscono, sono giocatori di qualità anche in attacco, immagino Arcigliano, una squadra, insomma, una squadra, agili, bravi nell'uno contro uno, diciamo che il mio amico forse Ciullo è un problema dietro, insomma, almeno queste due partite hanno. Beh, speriamo che continuino ad avere qualche problema. No, una buona squadra. Abbiamo visto le due partite, sia col Foggia che con la Salernitana, squadra che gioca a calcio. Ripeto, non sarà una partita semplice per noi. Bisogna lavorare mentalmente per affrontare questa gara come se fosse una finale. Ecco. Sarà una guerra, una battaglia e dobbiamo portare a casa i tre punti. Sì, ma questi ragazzi l'hanno dimostrato. Cioè noi non guardiamo contro chi giochiamo, ma soprattutto essere consapevoli della propria forza. Ecco, noi sappiamo che se scendiamo con un atteggiamento sbagliato rischiamo di prenderle da tutti. Noi dobbiamo avere il nostro atteggiamento aggressivo, bravi nel tener palla, nel verticalizzare con i tempi giusti.
La verità è questa, se non scendiamo con un approccio sbagliato rischiamo di prenderle da tutti, ecco. Per cui il mio lavoro stasettimana è stato soprattutto questo, ecco, mantenere la squadra concentrata, non pensare soprattutto ai risultati che abbiamo fatto perché fanno parte dell'archivio e crescere domenica dopo domenica. Le danno un po' fastidio questi infortuni, questi quattro infortuni? Ma diciamo che negli ultimi anni sono stato abituato. Ecco. Quindi, soprattutto l'anno abituato. Però diciamo che quest'anno ho la fortuna di avere dei ragazzi che veramente, cioè abbiamo sì è vero quattro infortunati non so da quanto tempo, però chi sta scendendo in campo e chi sta lavorando durante la settimana sinceramente non sta facendo rimpiangere quelli che mancano. È normale che Camara è un giocatore importante per noi, cioè, la nostra stella è il giocatore che ti può risolvere la partita, però chi sta giocando comunque sta cercando di far sentire il meno possibile la mancanza di Camara. Va bene? Grazie, buonasera.